Benvenuti all'undicesima edizione del Telegiornale di Argenta. Abbiamo chiesto all'assessore Antonellini qualche anticipazione sulla Fiera di Argenta 2008. La Fiera di Argenta ha toccato lo scorso anno il traguardo del mezzo secolo di vita. Quest'anno, quindi, edizione numero 51, in programma dall'11 al 15 settembre, con un impianto ormai consolidato negli ultimi anni che si articola tra esposizione campionaria nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, delle auto e delle moto, in un grande mercato estremamente ricco che coinvolge tutto il centro della città, esposizioni d'arte, esposizioni realizzate con l'associazionismo locale, spettacoli, iniziative di varia natura. L'invito veramente di cuore, calorosissimo, è quindi a partecipare di persona, di vivere questa fiera dall'11 al 15 settembre ad Argenta, consultando il sito del comune per tutte le informazioni del caso, perché il programma è davvero ricco, ricco e accattivante. Tutti i mercoledì dal 9 luglio al 27 agosto, appuntamento con la manifestazione Tramonti in Valle, escursione serale in Oasi al tramonto. Tramonto in Valle è un'iniziativa che si svolge tutti i mercoledì dei mesi di luglio e di agosto, dà la possibilità alle persone di poter visitare la nostra Oasi, il nostro territorio protetto, in una cornice sicuramente suggestiva. Le persone hanno la possibilità appunto di vedere il nostro bosco del Traversante e la nostra valle durante il tramonto. Il 25 luglio ad Argenta è arrivata la Madonna di Lourdes in pellegrinaggio per le diocesi dell'Emilia-Romagna. Per l'occasione è stata celebrata la Santa Messa al Santuario della Celletta con una grande presenza di fedeli. E oggi ci troviamo qui al Santuario della Celletta per incontrare, abbiamo appena concluso la celebrazione dell'Eucaristia dove abbiamo accolto la statua della Madonna di Lourdes nel 150° anniversario delle apparizioni. Nel mese di luglio ha avuto inizio il classico appuntamento dell'estate argentana con spettacoli musicali di ogni genere, in piazza Garibaldi e nell'incantevole cornice dell'Arena dei Cappuccini, che si protrarranno anche per tutto il mese di agosto. Per la rubrica Personaggio del Mese abbiamo intervistato Norge Travasoni, che ci ha raccontato il suo percorso artistico. La mia idea era quella di fare il fotografo, non di fare il fotografo negoziante, no? Mi sarebbe piaciuto fare il fotografo in un altro modo, no? Più di ricerca, come sto facendo tuttora. Cosa che negli anni che prendevo in mano la macchina fotografica io era impossibile vivere di questo. E negli anni che così studiavo a Bologna mi sono, cioè, così per arrotondare andavo da un parente che faceva le cornici. Questo mestiere qua del, diciamo così, del corniciaio e del venditore di quadri ho iniziato nell'82. Nell'82 avevo un posto molto piccolo, ma ho avuto anche pezzi importanti, sono di autori importanti. Nel 90 ho iniziato con l'esposizione qua nella nuova sede e nel 2000 l'ho poi ampliata facendo proprio un lavoro anche proprio di galleria, anche organizzando mostre. La mia grande passione è anche quella così, del collezionista, ma del collezionista che non investe tanti soldi, che cerca appunto artisti o meno famosi ma non meno bravi, insomma. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci e buone vacanze a tutti!